Di male in peggio, dove è finito il Pescara? Questo si chiedono i tifosi biancazzurri dopo la per certi versi sconcertante prova offerta contro un Trapani ordinato, ma non certo insuperabile. Quell'offerta contro i siciliani è stata la peggior prova stagionale della squadra di Massimo Oddo, che dovrà pensare probabilmente a fare un bagno di umiltà dopo un mese terribile e alla vigilia della delicata trasferta di Vercelli, dove la squadra sarà costretta a giocare senza la Padula, che verrà squalificato. Nella fredda serata dell'Adriatico, davanti a 7.000 spettatori, Oddo schiera una squadra meno offensiva del solito, e con Bruno e Mandragora a centrocampo e Verre in panchina, con Verde al fianco di Caprari, con la Padula unica punta di ruolo. Nel Trapani non ci sono Scozzarella e Raffaello, con Cosmi che opta per un abbottonato 3-5-2. Al quarto minuto, primo acuto con un tiro di Caprari deviato in angolo da un difensore siciliano. Al sesto la risposta ospite affidata a Citro, che conclude in sospetto fuorigioco di poco al lato. Al nono i biancazzurri hanno una ghiotta occasione con Caprari che se ne va in contropiede e serve la Padula che a botta sicura mira all'angolino con Coronato, che va a salvare sulla linea un gol praticamente fatto. Ma il Trapani non sta a guardare, al dodicesimo Citro se ne va in contropiede con Zampano che rischia il fallo e riesce comunque a chiudere evitando guai peggiori. Ma lo stesso Citro si rifà al tredicesimo quando su una bambola della difesa adriatica, su cross di Coronado a porta vuota, mette la palla alle spalle di Fiorillo per il vantaggio. Il Pescara accusa il colpo e barcolla con la squadra di Cosmi che attacca ancora, non paga del vantaggio. Pian piano i ragazzi di Oddo cercano di reagire e fra il 26esimo e 27esimo ci provano prima di testa la Padula con il pallone che termina alto e poi Mandragora con un tiro centrale. Gara che non vede un attimo di pausa e così al 33esimo è Pektovic a sfiorare il 2-0, che arriva un attimo dopo ad opera di Citro con l'annullamento di Martinelli per un fuorigioco che lascia parecchi dubbi. Il finale di primo tempo non regala altre emozioni, con le due squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-1. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22. I biancazzurri sembrano più motivati e al nono è Verde che chiama Nicola ad una parata non facile, è però un fuoco di paglia. Il Pescara infatti preme ma non sfonda e così Oddo manda in campo Mitrizza e Acosta per Verde e Benalì. I biancazzurri attaccano a testa bassa senza però riuscire a costruire azioni pericolose. Il Trapani a buon gioco difendendosi, mentre Oddo getta nella mischia anche Cappelluzzo provando il tutto per tutto. Nicolas però non viene mai seriamente impegnato e al contrario è Fiorillo al 38esimo con un mezzo miracolo ad evitare il raddoppio di Decenco. Al 44esimo viene ammonito la Padula che, diffidato, salterà la gara di Vercelli, ma anche la dea bendata si ricorda del Delfino e così al 44esimo è Michele Fornasier a ristabilire la parità sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Pescara ci crede, al 46esimo ancora Mandragora con un tiro insidioso sfiora il palo, ma il veleno ancora una volta è nella coda e così al 93esimo Eramo approfitta di una dormita colossale della difesa biancazzurra segnando il gol del definitivo 2-1. Per il Pescara è davvero notte fonda. La sfortuna più che nell'occasione dell'ultimo gol, quello insomma è stato un errore nostro, anche abbastanza banale. Diciamo che è un periodo un po' sfortunato per tanti motivi, perché alla prima occasione prendiamo gol, perché creiamo e non riusciamo a farlo. Io ricordo due occasioni clamorose prima del loro vantaggio, che oggi eravamo partiti anche discretamente bene. E alla prima occasione ci hanno fatto gol, poi inevitabilmente diventa tutto più difficile, però la squadra come sempre ha reagito, ha spinto tutto il secondo tempo, non ha perso mai equilibrio e abbiamo creato con difficoltà, ma comunque qualcosa abbiamo creato e poi ci si è spenta la luce in occasione del loro vantaggio, perché in quella circostanza insomma non era una ripartenza, non era un contropiede, eravamo messi bene in campo, eravamo in superiorità numerica, un loro giocatore ha fatto un dribbling in mezzo a 2-3 di noi e l'esperienza mi insegna che in quei casi basta una tiratina di maglia per interrompere l'azione. Noi non abbiamo avuto questa lucidità che si era verificata anche un paio di minuti prima. E purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo.